cosa sta succedendo in questo preciso momento. Ma soprattutto, ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi faccio un video stranissimo mai fatto, cioè faccio un video così a caso, ovvero vi voglio far vedere la mia trasformazione. Non so, volevo mostrarvi anche a voi questa trasformazione, non so, questa cosa che ho fatto. Sì, perché come si può notare ho cambiato colore ai capelli, un cambiamento radicale, perché era da tantissimo che volevo farmi i capelli di un colore che non è o castano o biondo o rame, cioè rame nel senso capelli rossi tenente a rame per renderli più naturali possibile. Volevo fare un colore, però siccome mi sembrava un po' pacchiano fare un rosa, sono incappata su internet, vai in internet e non so, mi è venuto in mente il mogano. Non mi chiedete come sia possibile questa cosa, ma ho scritto mogano capelli, ovviamente, perché se scrivi mogano ti esce il colore o tutt'altro. Mogano capelli e mi è uscita una sfilza di immagini, tantissime, cioè voi non potete capire cosa c'è. Che tra le altre cose c'è il mogano sia tendente al melanzana che mogano tendente appunto a questo, al rossiccio. E quindi mi sono innamorata, sono in fissa da un mese fino a che non ha detto mo mi prenoto il parrucchiere e vado. E tra le cose andavo sul sicuro perché la mia parrucchiera è top, quindi vado sempre sul sicuro. E quindi boh, mi sono fatta questo colore, è stranissimo. Io spero che non sfalzi con la telecamera, la softbox. E poi quando andrò in editing a sistemare tutto, luce, tutto, se volete vedere il colore originale che è sicuro, vi lascio qua sotto in info box il link di Instagram, che tra l'altro andate a seguirmi perché lo sto un po' rivoluzionando, un po' da influencer, blogger, così, ma ci carico anche le foto dei matrimoni, quindi se volete vedere i lavori che facciamo vi lascio il link qua sotto, che poi tramite il mio profilo andate sul profilo del negozio per vedere tutti i lavori. E quindi, se a parte vi chiedo scusa, ma io non so cosa sia successo qua al nord. E penso in tutta la gran parte d'Italia, cioè tutta l'Italia, ma si muore di caldo, cioè se si muore di caldo a Como, cioè secondo me, cioè al sud io non so come state messe, cioè io, cioè ci sono, penso, non lo so, tipo oggi, a parte che tipo fuori si muore di caldo, ma in negozio, avendo comunque, si fa freddo, ma anche in casa fa freddo, cioè io non mi capacito di questa cosa, cioè non lo so. Comunque si muore di caldo, cioè, vabbè, io non lo so. Ho letto su internet che c'è tipo nel Comasco, ma penso anche nell'Italia, così, arrivo del caldo che si chiama Apollo dal Marocco, io non lo so. Siamo messi bene, perfetto, fino al 1º maggio, bene. Non fa una piega, cioè io questo caldo odioso lo odio, cioè. Allora, a me piace il caldo, ma quando non è afoso, sempre quel caldo che ti fa sudare, cioè quello è un caldo odioso, invece il caldo è quello bello, vabbè. Questo non è l'argomento, però l'argomento era proprio questo cambiamento radicale, perché volevo proprio, proprio, proprio cambiare totalmente il mio look, essere diversa, essere un po' fuori, perché che poi non è neanche chissà cosa fuori, però nettamente era un castano a mogano, che comunque è un color ciliegia, io lo chiamo, infatti sotto le foto in descrizione di Instagram metto la ciliegia perché io adoro. E quindi, boh, non so, mi piacciono tantissimo, fatemi sapere un po' come li trovate, se vi piacciono, però mi sto sbizzarrendo tantissimo anche con i rossetti, li sto riutilizzando questi colori bordeaux, che tra l'altro neanche farlo apposta è il mio colore preferito, e poi è il mio colore preferito nelle tinte, cioè io quando compro una tinta nuova, punto sempre sul bordeaux perché le amo, adoro, e quindi veramente fantastico. Ero intenzionata anche a fare la frangia, però poi ho pensato che con l'arrivo del caldo, poi non ho i capelli perfettamente dritti, cioè adesso sì perché ho la piega, però il mio capello naturale è un po' cioè mosso. Sapete, quella roba indefinita che dovrebbe star dritta, ma c'è sempre quel capello che fa tipo l'ondina odiosa. E poi comunque col caldo, magari se ne riparlerà questo ottobre. Che tra altre cose, il giorno prima di andare al parrucchiere avevo il pallino, poi sono svegliata la mattina ad andare. No, no, io non faccio la frangia, cioè proprio così.
Perché secondo me farla frangere devi essere convinta, perché farla crescere, io ci ho impiegato almeno 2 anni e mezzo, perché comunque non ho la crescita super veloce, però almeno la frangia, perché arrivi almeno sotto alla faccia o anche un po' più sotto, ci ho impiegato veramente tanto. Quindi se ne riparlerà, però mi piacciono tantissimo, era anche un video per aggiornarvi perché vi ho abbandonato, però non ho avuto veramente tempo con i sopralluoghi, con i matrimoni, perché è iniziata la stagione, quindi aiuto! E quindi volevo aggiornarvi su questo. Magari vi farò qualche vlog per tenervi un po' più aggiornati. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto, iscrivetevi con questo nuovo cambio di look e vi ringrazio per entrare in questo pazzo canale, però sono super contenta quando vedo il numero crescere, perché sono troppo troppo contenta, vuol dire che vi piaccio, quindi mi fa super piacere. Io vi mando un bacio, penso di avervi annoiato fino ad ora, cioè, spero di no, cioè, sono un pochettino simpatica, però fatemi sapere qua sotto se volete un po' vedere come mi trucco, anzi in teoria il trucco che sto adottando in questi giorni è questo, che tra le altre cose adesso questo ho risistemato il colore perché allora sono andata, il primo appuntamento era martedì, però praticamente siccome avevo sotto un castano caldo, avevo la mia crescita che io sono castana fredda, un giro, il colore sulla mia radice ha preso tendenzialmente su un rossiccio rosato, quindi era più rosa tipo al sole, era una cosa oscena, finta. Quindi sono ritornata giovedì, perché il martedì, giovedì, a rifare il colore perché volevo un po' scurire la base. Tendenzialmente adoro di più così, cioè spero che non mi sfalzi tutto, però dovevo, anche perché me l'ha fatta 2 volte, perché mi ha preso prima bene qua, ma non prendeva qua davanti, perché ci sono di questi cavolo di pelettini che crescono, che sono odiosi, che non prendevano perché sono biondi, quindi aiuto, odio puro. Però devo essere sincera, sono super soddisfatta, mi piacciono un sacco, poi volevo mostrarmi anche con la piega decente del parrucchiere e quindi era giusto mostrarveli. Io spero che vi sia piaciuto questo video chiacchiericcio un po' così. Fatemi sapere qua sotto se farò dei tutorial, dei make-up, proverò, azzarderò, magari vi faccio un video e ve lo pubblico, magari può far piacere. Fatemi sapere se qualcuna di voi ha questo colore, l'ha avuto, ha avuto un colore particolare e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, ciao!